Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi sono qui per farvi vedere un video tutorial appunto sul make-up che mi è stato anche richiesto. Dopo aver fatto il video tutorial del make-up che utilizzo solitamente, ve lo lascio qui sotto in descrizione se appunto volete darci un'occhiata. Appunto, il make-up che utilizzo praticamente sempre. L'unica differenza da quel make-up a questo è che comunque ho utilizzato nell'altro make-up, avevo utilizzato il bianco, l'argento e il nero per sfumare il tutto. Mentre questa volta ho utilizzato appunto al posto dell'argento il dorato. L'altra differenza è che nell'altro video tutorial vi facevo vedere come appunto realizzavo lo smokey eyes, però utilizzando un pezzo di scotch, quindi posizionavo lo scotch in modo appunto da darmi la forma allungata dell'occhio. Invece non utilizzerò nessuno scotch, comunque l'unica mia guida sarà appunto la mia mano, che è un buon metodo comunque per iniziare a essere più pratici con il make-up. Con il make-up senza appunto magari avere sempre una guida, però se appunto volete essere più sicure, e quindi questa è la mia seconda proposta di make-up e queste appunto sono le differenze. Un'altra cosa che vi voglio dire prima di lasciarvi al tutorial è che comunque ragazze io non sono una professionista in riguardo di make-up, assolutamente non si può dire neanche, non so praticamente niente di make-up. L'unica cosa che so fare comunque che so è grazie ai video su YouTube, perché cercando un po' quella e vedendo un po' di video, allora lì ho imparato magari a truccarmi, se no io sinceramente io non so fare praticamente niente di make-up. Io faccio un po' a modo mio, e che io ad esempio la base la faccio alla fine del trucco occhi, mentre solitamente comunque, perché dovrebbe essere così, la base viene fatta all'inizio e poi si procede con tutto il resto. Però quello che vi voglio dire è che se volete davvero imparare sul serio a truccarvi o comunque imparare gli esatti passi, io non sono la persona più adatta per appunto insegnarvi queste cose. Voglio andare a vedere altri video tutorial di make-up artist, comunque di ragazze che hanno davvero la passione, quindi ne sanno davvero molto, ma molto più di me, sono davvero molto più capaci. Quindi magari vi consiglio di andare a vedere più quei video e magari da me prenderete spunto per le unghie. Ebbene ragazzi, io vi lascio il video tutorial, spero tanto che vi piaccia. Allora, per prima cosa ragazzi vado a stendere una crema su tutto il viso. Io sto utilizzando questa di Iris, che è una crema viso corpo all'aloe vera. Allora, la base appunto del viso io la faccio praticamente alla fine, alla fine del trucco occhi, perché così con questo metodo mi ci trovo davvero molto bene. So che comunque è sbagliato, perché solitamente si fa prima la base e poi si procede con gli occhi e con tutto il resto. Io però mi ci trovo davvero benissimo così, quindi farò così appunto. Procedo stendendo sugli occhi un primer. Io sto utilizzando questo di Essence I Love Stage, che appunto è quasi terminato, ma lo ricomprerò senz'altro perché mi ci sono trovata davvero benissimo. Lo stendo sulla palpebra e sull'arcata sopraccigliare. Dopodiché vado a stenderlo col dito. Prendo poi un pennello piatto e un bianco glitterato. Però questa palettina che sto usando è una palette comunque che utilizzo sempre, ed è una palette della Melts. Strausata, l'avevo acquistata da un negozietto di cinesi. A dire la verità, pensavo non mi durasse, nel senso non funzionassero bene gli ombretti o comunque fossero poco pigmentati, e invece mi sono dovuta ricredere perché sono davvero pigmentatissimi, sono davvero strepitosi. Quindi, se vi trovate nella possibilità di comprare una palette del genere, che sarebbe questa qua, vi consiglio caldamente di acquistarla perché ne rimarrete soddisfatte. Durano tantissimo i trucchi e soprattutto sono colorano un casino, quindi vi consiglio di acquistarla, costa solamente 2,90 euro. Allora, prima di andare a prelevare l'ombretto con appunto il nostro pennello, preparatevi da parte una ciotolina di acqua, ne basta giusto un pochettino. Così, prima di andare a prelevare appunto l'ombretto con il pennello, immergete il pennello nell'acqua, ma leggermente, lo asciugate in un dischetto struccante, prendete il pennello, lo immergete nell'acqua, fate così sul dischetto struccante e poi andate a prelevare
il bianco. In questo modo il colore e l'ombretto comunque si intensificherà tantissimo e sarà come se stessi utilizzando un ombretto in crema. Ad applicarlo all'inizio dell'occhio partendo dal condotto lacrimale. Prendiamo un ombretto piatto a lingua di gatto e un ombretto dorato glitterato. Bagno sempre il mio pennello prima di andare a prelevare l'ombretto e lo vado ad applicare al centro dell'occhio. Poi con un pennello da sfumatura e un nero glitterato vado ad eseguire appunto la mia sfumatura, però questa volta il pennello non lo bagnerò, quindi utilizzerò solo l'ombretto normale. Quindi vado a tirare leggermente verso l'alto il mio occhio e vado a posizionare appunto il pennello alla fine dell'occhio. Inizio a fare un movimento circolare spingendomi verso l'interno in modo che il nero si espanda anche col dorato e un po' seguendo anche la traccia della palpebra mobile. Poi mi concentro sempre verso la fine e faccio questo movimento fino a quando comunque il colore non si sarà praticamente intensificato come vogliamo. Poi, siccome a me piace comunque un trucco più allungato, vado sempre a tirare col dito l'occhio verso l'alto e mi spingo un po' verso l'alto, in modo sempre col movimento circolare, in modo appunto da allungare il mio trucco. Prendo poi un pennello sempre da sfumatura, però pulito, e vado a sfumare il bianco col dorato. Vado poi a stendere le liner, io sto utilizzando questo di Piazza Italia. Se volete vedere come io metto appunto le liner, vi lascio il link del video qui sotto in descrizione. Ok, adesso passiamo alla base. Metto sulla parte delle occhiaie un po' di primer e lo stendo col dito. Stendo poi il correttore, che è questo della Deborah 24 ore Perfect ed è il numero 00. È un correttore in stick e lo vado a stendere appunto sulle occhiaie. Lo stendo sempre col dito. Vado a stendere poi il fondotinta. Momentaneamente sto utilizzando questa provettina della Vichy, che è il numero 35 Sand, e devo dire che mi ci trovo davvero, ma davvero benissimo. Quindi quando troverò questo numero appunto della Vichy, lo comprerò immediatamente perché dura tantissimo, a parte che è un fondotinta 16 ore. L'ho già testato e dura davvero un casino di tempo e copre in una sola passata, copre appunto tutti i difetti, tutti i punti malvagi. E vado a stenderlo con un pennello. Vado a metterne anche un po' col dito sulla zona delle occhiaie, perché comunque io ho delle occhiaie veramente profonde. Applicare poi la matita, io sto utilizzando questa di Essence Gel Eye Pencil, che è una matita waterproof, ed è la numero 01 Black Blaze.
mi sono aggiornata anch'io e adesso sto utilizzando il piegaciglia. Quindi vado appunto ad utilizzare il piegaciglia e infine il mascara. E il trucco occhi è finito. Sulle sopracciglia, siccome comunque io da questa parte ho delle voragini, ma quelli sono piccoli dettagli, sono andata a mettere leggermente un po' di ombretto nero, che ovviamente non deve essere glitterato, brillantinato, satinato, eccetera, eccetera, e quindi deve essere comunque matte. Sono andata ad applicarlo nei buchi. Giusto un pochettino, io non vado a fare le sopracciglia perfette, ma giusto a correggere qualche imperfezione. Infine applico la cipria in modo da compattare il tutto. Col blush, io sto utilizzando questo di Essence Blush Up, che è il numero 10 Heat Wave, ed è appunto un blush a due colori, uno aranciato e uno rosato, e quindi si può decidere di utilizzarli singolarmente oppure tutti e due insieme. Io preferisco comunque fare un mix perché mi piace appunto questo colore che ha molto molto delicato. Poi vado ad applicare un rossetto rosso ciliegia. Io sto utilizzando questo di Wycon, che è il numero 420 Pure Color. Benissimo ragazze, per oggi è tutto. Spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile e io vi aspetto ai miei prossimi video. Ciao ragazzi, un bacione!